Bene, ora andiamo con alcune partite programmate. Andiamo sulla parola, qui è importante, già da lontano. Decisione che poi l'amministrazione guidata dalla
rapidi, anche su impulso di Marco Alessandrini, allora capo dell'opposizione, e con una deroga alle norme attuali, insomma, nella legalità ovviamente, si decise anche di accelerare l'attuazione di questa missione, perché dopo la scomparsa per il titolare di strada, piazza. In quel caso si decise di procedere immediatamente. E fu scelto quello che adesso è l'arco Torlontano, davanti a Rosina, davanti a quella che è stata la seconda casa. Ricordo la cerimonia molto toccante con la quale appunto fu inaugurato questo Dario, Marco Torlontano, c'è un amico Melinda che saluto all'insegna di un'antica amicizia che risale dentro di quello scopo dell'università, e partecipò con parole molto significative a quella cerimonia un grande uomo di istituzioni che voglio ricordare in questa occasione, che ci ha lasciato pochi mesi fa, Franco Marino. Grande uomo delle istituzioni, grande uomo del dialogo, che ha dato molto al Parlamento e ha dato molto al suo Abruzzo. E Franco Marini, di cui mi onoro di essere stato amico, così di quella questione che ricordava Claudio Torlontano, era un uomo che aveva sopra di tutto il valore del bene comune. E ancora, contava Franco Marini, c'erano momenti in cui Claudio Torlontano diceva che dovevamo metterci d'accordo e che tutti dovevamo andare nella stessa direzione, nei momenti più delicati per la polizia. Ne andava in mezzo, sono sempre parole di Franco Marini, la collettività intera, e non potevano sussistere suddivisioni ideologiche e interessi di parte. Un ritratto nel quale si conosceva lo stesso Marini, giunto quasi alla soglia del Quirinale, della battaglia militare. E ricordiamo, sappiamo come si concluse, e che lasciò molto amareggiato Franco, ricordo un incontro dopo mi guardò settimane dopo al Senato, nel suo ufficio di ex presidente del Senato, ricordo il suo racconto, che fu una trattativa condotta non in modo migliore e che purtroppo aveva poi sacrificato. L'ospedale iniziale, la seconda casa di Claudio Torlontano. Pescara, cosa ha rappresentato Pescara a primo anno? E qui dobbiamo tornare all'inizio degli anni 70. Mio padre, allora 50enne, era un medico già formato con un titolo di Roma, la seconda clinica medica, che apparteneva a una scuola di alto valore. Era avviato all'università, era assistente ordinario, con il corrisponde con una professore associato. Quindi, insomma, sotto il profilo professionale era ovviamente gratificato. Ma all'inizio degli anni 70 iniziava lo sfascio della sanità pubblica in Italia. E nelle grandi strutture diventava difficile poter realizzare certi obiettivi, in particolare in un ramo molto dell'ematologia, poi tra questi dettagli, è un ramo sperimentale, non c'era tanto da fare, soprattutto il tempo. E allora mio padre, davanti appunto a un spazio della sanità pubblica, all'inizio del capo del
figlio che allora è anche al centro. Questa è la testimonianza di mio padre, quello che lui ha raccontato. Con il figlio che allora era al centro anche di una battaglia politica, una battaglia almeno di potere, perché c'era il tentativo in alcuni settori della politica di sottrarre il figlio all'università e di regionalizzarlo. E addirittura, mi ha raccontato mio padre, in questa operazione venivano coinvolti, utilizzati settori quasi, settori depressivi, quasi alla soglia del terrorismo, a un punto operato. Una sera, poco prima che mio padre decidesse di lasciare Roma per venire a Pescara, una sera mi ospitava un'anima, parteggiata al portiere del Policlinico, e la sera, a un certo punto arrivava un poliziotto per venire, arrivò l'esercito e gli chiese a tuo padre: ma che succede? Che succede? Che vuoi? E se così, ma che io non trovo un terrestre, mitra, non mi amava, ti sotterrai in quel punto. Ora, in quella situazione si poteva andare avanti in un'unità di ricerca, in un campo sperimentale di polimatologia? Evidentemente no. E dopo che lo notava, anziché montare tutti in giro a destra, cosa che avrebbe più tanto di fare dal momento che aveva già dei buoni rapporti con ambienti medici, sanitari, accademici degli Stati Uniti, o anziché rifugiarsi comodamente nel privato, preferì venire a visitare, cogliendo l'occasione che fu offerta, quella di dar vita al remato di Emanuele in collegamento, ma innovativo, in un periodo, in una stagione in cui in Abruzzo, i campanilismi erano molto forti, in un quadro di una convenzione con l'università di Pescara che insieme all'insegnante di patologia. Fu per mio padre, fu un ritorno. Lui nacque a Pescara, studiò in questa città fino a una maturità liceale, mi raccontava la sua unica nota di grammatico, non aver imparato bene la filosofia, non per colpa sua, ma perché nel 1943, anno scolastico, evidentemente compresso, l'insegnante di filosofia non poteva utilizzare completamente le ore che aveva a disposizione in classe di padre, dopo arrivò alla maturità, soltanto dopo aver ascoltato poche lezioni di quella disciplina. Ma fin da allora aveva una grande passione per la storia e per la geografia, inevitabilmente intrecciata. E in tutta la sua vita sarà un grande cultore della storia, quella antica non come quella moderna, contemporanea, e riusciva a sorprendere anche gli specialisti della materia in conversazioni molto ampie, molto approfondite, in cui mio padre sembrava quasi un professore di storia. La storia, appunto, la sua passione. Il ritorno a Pescara per la maturità. È stato ricordato da Bartolomeo un giorno fa che il reparto partì con un dotato di un posto letto, quindi condizioni molto precarie. Ma nel 1976, con il primo trapianto di cuore osseo in assoluto nel nostro paese, per quanto riguarda la medicina, Pescara divenne un po' la capitale dell'ematologia. E tale lo è tuttora, per città degli allievi di mio padre, per costituire il suo lavoro. E la climatologia è stato anche un grande aiuto per l'ospedale di Pescara, ne ha difeso la sopravvivenza. E non è stato, non è stato utilizzare
Un riconoscimento antico della sovranità, che
che addirittura risale ai primi anni dell'età di Milano. Allora questo riconoscimento fu inventato, fu introdotto per premiare i medici che siano impegnati contro il governo. Poi questo riconoscimento ovviamente ha avuto un significato generale e è stato fatto proprio. E quella medaglia ai benedetti, ai benedetti della salute pubblica, premio mio padre. Lui che, appunto, benedetti della salute pubblica, lui che ha amato la patria, ma in senso ottocentesco, non nazionalistico, con un senso quasi risorgimentale, che diciottenne aveva portato a partecipare anche ad alcuni momenti della lotta di liberazione. Benemerito, benemerito, cosa significa? Significa colui che ha acquisito il merito con opere buone e di pubblica utilità, ci insegnano i dizionari. E quante sono state quelle opere buone e di pubblica utilità che mio padre ha realizzato? Nelle cure portate ai malati più gravi, più adeguati, erano bambini, e molti bambini mio padre è riuscito a salvare. Il rapporto diretto con il paziente, la difesa dei diritti dei malati, trasformando l'aria quasi in un sindacato dei malati. La volontà non era il medico che in quei momenti non era ancora la buona parlamentare, si toglieva il camice, scendeva in piazza con i parenti dei malati per difendere le parti di malattia dell'ospedale di Pescara. Ecco perché ancora prima di fare politica viveva il suo lavoro come un servizio a favore della comunità. Per sé non ha mai visto nulla. Quando ho detto che aveva raggiunto il limite delle tre legislature, preferì non mettere nulla. Si ritirò, declinò l'offerta di fare l'identità, perché disse che non sarebbe serio. Io ho iniziato un certo lavoro per la sanità massima, alla Camera che ho cominciato tutto dal capo, magari costringo a occupare un capo, quindi un grande senso della linea di politica. Ha sempre chiesto tutto che è fatto e per l'ospedale. E ha avuto il coraggio di osare, di spingersi in avanti senza timori, gettando il cuore oltre lo Stato. Lo ha fatto come ricercatore, che l'ha appunto anche cambiando di dopo, lo ha fatto anche come politico, come consigliere comunale della Catania della Sparpacco. Nella consapevolezza che ogni cosa che conta va conquistata. I suoi insegnamenti anche di famiglia, quali sono? L'etica di loro, ma senza modificare la propria vita. Essere orgogliosi di se stessi, se dietro quell'orgoglio c'è un merito da rivendicare. E quanto merito è da rivendicare? L'autocondanna. I suoi meriti da rivendicare con orgoglio, ma sempre in punta di vita. E sempre antemonendo gli altri, soprattutto coloro che sono a se stesso. Non dimenticare quella solidarietà che è, soprattutto nei primi anni. Lo ripeteva anche che sono informazioni liberali, in parte come lui. Va bene nel senso dell'individuo, ma un po' come la solidarietà. Che lui declinava in senso prepolitico, come sono
fedeltà umana, fedeltà umana prima ancora che sociale. Solidarietà che si era accettata anche nel rapporto con Padre Pio negli anni di San Giovanni Rotondo, il padre che era il primario medico dell'ospedale creato appunto da Padre Pio. E grazie a Padre Pio si avvicinò maggiormente alla religione cattolica, purché inizialmente era insomma rimasto, potrebbe essere un difetto, ma comunque è rimasto ancorato al non siamo unici cristiani di Benedetto Croce, ma poi andò oltre. Non dimenticare mai la solidarietà. E lui ha avuto un grande senso della solidarietà. 10 anni fa fu definito benedetto dell'umanità. Un medico di Antenne, una figura quasi ottocentesca, ma che incarnava quelle virtù civili che restano incarnate e che restano il suo insegnamento, un insegnamento che si è tradotto sempre in opere concrete e non in un pure privazione. A Roma, quando lui
venne a pescare da Roma, era la primavera del 73, si portò il tempo, si ritornò che era laureato da pochissimi. E come ha raccontato Giuliano, il primo aggancio fu con l'Università di Chieti, che istituì la cattedra di climatologia. Dovete sapere che all'inizio degli anni 70 la climatologia non esisteva, era una branca che faceva parte della medicina interna. Gli ammalati erano talmente particolari, perché morivano tutti quanti, tranne quei pochi che avevano la linea, che non venivano neanche considerati. Non c'erano i mezzi, non c'erano terapie, non c'era nulla, non si faceva neanche le diagnosi, gli ammalati morivano quasi. Poi all'inizio degli anni 70, quando non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, si cominciò a capire qualcosa di più delle malattie ematologiche, che vi ricordo che il 90% sono malattie oncologiche, tumorali, la leucemia, la malattia principe, si cominciò a intravedere l'ematologia come una branca autonoma. E questo fu il merito di Gallo, quello insieme ad altri 3 o 4 italiani, Franco Mandelli a Roma, Sant'Etura a Bologna, Alberto Marmon a Genova, a prendere sulle istituzioni perché l'ematologia divenisse una branca autonoma. E così fu. Quando lui venne all'Università di Chieti, un'idea eccellente, chi mi sta davanti lo ricorderà sicuramente, ci voleva parlare del parto, l'ospedale di Pescara offre una collaborazione. Il 23 novembre del 1973, quindi fra pochi giorni saranno 48 anni, dopo un anno fu chiamato in consulenza dal professore Giuseppe Consoli, direttore allora primario della medicina interna, a fare una consulenza a un ammalato piuttosto anziano, che non potrò mai dimenticare, che aveva la milizia, normalmente non si sente, nei medici quando diciamo che arrivava in ginocchio, una milizia nuova. Lui capì che aveva una malattia ematologica e disse a Peppe Consoli, guarda, portiamo questo ammalato in un'altra stanza, che era una stanza di un edificio antico, in una unica stanza. Un ammalato il 23 novembre nato in ematologia, detto per inciso non voglio parlare di me stesso. 4 giorni dopo all'Università di Chieti, Glauco doveva fare una lezione di ematologia, non c'erano studenti all'epoca, gli iscritti a medicina erano 100 matricole, io ero l'unico quel giorno che stava nei corridoi, lui mi prese e mi disse, ma tu chi sei? Chi stai facendo? Fare una lezione, insomma, tra una serata mi disse di dove sei, di Pescara, domani mattina vieni a Pescara all'ospedale che 4 giorni fa abbiamo aperto il reparto. Ho messo piede in ematologia la mattina dopo, la mia vita è cambiata completamente, non voglio fare più, ho fatto l'ematologo. Perché? Perché nel giro di pochi mesi, poche settimane, questo reparto da un malato si è moltiplicato, 5, 6, 10, 20, nel giro di pochi mesi abbiamo visto un reparto crescere in una maniera spaventosa e a gennaio del 1974 ricoveravamo il primo paziente con la leucemia acuta, quella che io mi dico per essere in testa che chiamo la bestia, che da se potessi la prendere con le mani nella storia. Questa è stata la nascita dell'ematologia. La cosa angosciante era vedere che praticamente il 90% degli ammalati moriva e siendo il 10% sopravvivevano. E cominciamo a vedere i primi casi di bambini da 6 mesi, pochi mesi, bambini di 5, 6, 10 anni, con giudizi che ammalavano di leucemia che ci morivano sotto gli occhi. E questo suscitò in tutti quanti noi. Insieme a Claudio, che c'erano i scrittori, i comici, io ancora studente, perché poi mi sono lavorato 3 anni dopo, ovviamente con una tesi che mi fece fare il Claudio per lontano, e suscitò dentro di noi una forza di ribellione verso questi eventi che ci ha dato però l'entusiasmo, la voglia di lavorare infinita. Il tutto perché chi ci dava
Questo è usato con questa forza da sempre lui, perché se non ci cava, non ci viene da fare, proprio non funziona. Era lui che combatteva dall'inizio, dalla mattina alla sera. Lui andava in ospedale dalla mattina alle 7, uscivamo la sera alle 10, mezzanotte, quasi tutti i giorni, perché c'era da inventarsi tutto, il laboratorio, la parte ematologica, la parte pediatrica, c'era da fare tutto. Quindi questo era l'entusiasmo. Con questo spirito siamo andati avanti anni e anni, fino a che poi l'ematologia non è soltanto, si potrebbe pensare, il trapianto, no? Io ho avuto poi l'onore e l'onere di guidare tutto il gruppo del trapianto per tanti anni, ma l'ematologia è anche altra, perché l'ematologia che c'è adesso, che io ho lasciato 3 anni fa, dopo 45 anni di lavoro, è l'ematologia più grande che esiste non solo in Italia, che non ho nessun dubbio, ma forse in Europa, 62 posti di letto. Voi pensate che le parti di medicina mediamente hanno 20-30 posti, l'ematologia intestinale ne ha 62, 40 di adulto, 10 pediatrici, 12 posti di terreno di migliore. Una parte di mezzo, ogni giorno nel mio ospedale di ematologia, quando io ho lasciato 3 anni fa, mediamente circa 150-200 persone al giorno. Quindi immaginate che volume di lavoro in mano si faceva. In tutto questo contesto, di fronte a questa ribellione che noi avevamo contro il nemico numero uno che noi avevamo, il nemico qual era? La morte. E di questo io parlo molto in un libro che ho scritto. Nel 1976, esattamente l'11 dicembre 1976, come ha ricordato Giuliano, il primo bambino ammalato di leucemia acuta in Italia fu trapiantato. Antonio era il suo nome, abitava più vicino, prima di iniziare. Io sono andato a portare il libro alla sorella, donatrice, Carla, e sono entrato, non mi nascondo, le emozioni profonde che ho avuto quando sono andato nella stanza dove era nato Antonio, proprio qui nelle casse di Pizzarro. Allora, perché Carla, la sorella, tuttora vivente, è stata bellissima, è stata la prima donatrice. E da quel momento abbiamo iniziato a produrre dei trapianti. Ma vi devo dire che all'epoca di trapianti si sapeva poco o niente, era tutto veramente da scoprire. Nei primi casi, un solo paziente sopravvisse, Lorenzo, che poi è andato avanti per tantissimi anni, molto poco tempo fa, tumore alla bocca, che fumava, eccetera, ma di fronte, dopo il sesto decesso, per lontano, come racconto il libro, ci prese a me e agli Aponi, in particolare, che ci lavora adesso, ci disse: qui si chiude, qua ammazziamo la gente, ma che state facendo? Voi siete pazzi, pensate di far guarire i pazienti con il trapianto, ma voi siete pazzi, ma proprio in quell'anno, nel 1982, parlo, ci fu una grande scoperta. Una grossissima azienda farmaceutica internazionale, la Sandoz, tuttora in giro, scoprì e mise a disposizione un farmaco rivoluzionario che si chiama ciclosporina. Pescara fu uno dei primi centri in Europa a dotarsi di questo farmaco, e questo ci ha cambiato le cose. Da quel momento la settima bambina trapiantata, che probabilmente adesso ci sta vedendo in streaming, arriva la ragazzina di Forlì, come racconta nel libro, aveva 7 anni, viene da Forlì, da Bologna, perché lì non si facevano trapianti, e tuttora arriva a star bene, e questa ha aperto le porte a grandi cambiamenti. Sta di fatto che io personalmente sono testimone, questo lo posso dire senza ombra di dubbio, dei grandissimi cambiamenti che l'ematologia in generale, e gli trapianti che sono stati la mia passione in particolare, hanno avuto nel tempo. Dicevo, 1973-75, 10% dei malati si è non sopravvivendo, poi morivano tutti i ragazzi, giovani, anziani, erano veramente uno strazio minimale. Oggi è esattamente il contrario. 80% dei malati sopravvivono, di questi poi tantissimi guariscono del trapianto. Ho vissuto un po' di
sono mediamente a seconda delle malattie dal 50 al 70%. Questi sono i fatti. Tutto questo io sicuramente da un punto di vista personale lo dico a Glauco. Glauco mi ha detto di essere stato il primo a credere in me, è stato il primo a darmi proprio fiducia completa. Pensate, quando io ero studente, spero che non ci siano i carabinieri in sala, io facevo delle pulizie, delle toracentesi, delle cose più assurde. Magari c'era un altro medico, lui vicino a me, ma anche lo studente. Però lui veramente in questo diceva così si impara. E mi dava proprio carta libera e mi ha veramente formato dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano. Poi il suo grande merito è stato quello di espandere l'ematologia. L'ematologia oggi non è soltanto il pianto, è l'ematologia generale, comunque l'ematologia pediatrica che è diventata quasi una grande a sé stante, sempre legata all'ematologia. E il centro di malattie emorragiche e trombotiche, che per tanti anni ha diretto il professor Davini, che aveva preso il suo posto come Skype, poi è stato diretto per tanti anni da Alfredo Dragani, che oggi è in sala, che ringrazio perché non ricordo i miei colleghi di tanti anni che erano insieme anche a Dino Natale, che oggi questa sera è qui, anche Dino, che era molto legato, perché insieme a lui, insieme a me, siamo stati qui, in luogo di essere più lontano, come è stata ritornata. Ecco, questa è stata la vita professionale di Glauco, che era una persona straordinaria, che ecco, quello che più mi ha nella mia vita dato era sempre non soltanto l'entusiasmo, quello di andare a vedere sempre, di sentire sempre l'innovazione. Su questo posso garantirvi che era una persona speciale, perché non ci ha, mi ha insegnato a non accontentarmi mai. Sempre lottare, sempre a favore dei pazienti, ma in questo senso. Non voglio fare pubblicità a quello che è stato il mio libro. Ho scritto questo libro in tempo di Londra l'anno scorso, perché con il primo lockdown che c'è stato, l'idea ce l'avevo già da 5-6 anni. Poi, con il Covid eccetera, mi sono rinchiuso in casa. Io ho finito la mia carriera ospedaliera con alle spalle 2000 trapianti fatti. 2000 trapianti significa non soltanto 2000 pazienti, ma moltiplicato per 5, 6, 10, per tutti quelli che qui non fanno nulla. Parlo in prima persona, ma dietro di me c'è un team straordinario, che era quello che ha messo sotto lontano. E ho scelto alcune delle storie più drammatiche che abbiamo vissuto insieme. Ho cercato di, non ho scritto un libro autobiografico, assolutamente, non è andato questo intendimento, né ho scritto un libro per parlare di lontano, anche se di lontano si parla diffusamente, soprattutto nella prima metà del tempo. Ma è un libro che vuole comunicare al lettore a chi vorrà leggerlo, il clima che si viveva, che abbiamo vissuto in 530 anni, sono le storie che parlano da sé, storie che soprattutto all'inizio, nelle prime pagine del mio capitolo, vi dico subito, fanno piangere tantissimo. Io che l'ho letto 110 volte il libro per le edizioni varie, non mi nascondo che l'ultima volta che l'ho letto mi si parla, però è uscita la terza edizione tra quelle, quindi è stato pubblicato a livello nazionale da partire a storia. Dico che tuttora mi emoziono, a volte mi dice pure da piangere perché è così, perché storia di vita nessuno. Ecco, attraverso queste storie, alcune finite bene, alcune finite male, ho cercato di comunicare al lettore quello che era il mio intendimento. Poi nel libro, se qualcuno lo leggerà, capirà la cosa che mi dice. Si chiama Io sono con te, una vita in poesia tra pianti e gioie. Tra pianti, ovviamente si vede tra pianti, perché tra pianti è calato. Quindi pianti che sono andati male, gioie perché di tanti successi avuti nel corso degli anni. Concludo dicendo invece, tanto di appassionare dell'argomento,
E in questo libro ho scelto la storia più drammatica, senza pensare, c'è un paziente che è ex paziente, guarito, un ragazzino quando lo trattavano nel 1935, che era un miracolo, non lo guarda, molti di Praga non lo faccio alzare, ma fece un trapianto autonomo, non un proprio libro, perché lui è una, veramente una, un miracolo amore. E vi dico soltanto che in questo libro, attraverso le tante storie vissute, di cui le prime, proprio quando iniziamo il trapianto con un bravo, si parla di una storia unica al mondo, quella di tre sorelle, iniziali. Tutte e tre malattie di leucemia, caso mai verificato, io ho portato questo caso, dicevo per il mondo a congressi di genetisti, di ematologi, a livello internazionale, nessuno quasi credeva che potesse esistere questo. La leucemia non è una malattia ereditaria, è una malattia che a volte, per fortuna forse è stata una generazione, in uno stesso ceppo familiare si può ripetere. E questo è stato il caso di tre sorelle, tutte e tre malate di leucemia che a distanza di molti anni, una dall'altra, la prima nel 90, la seconda nel 94 e l'ultima nel 2002, hanno avuto la stessa malattia. Non vi dico nel libro come andare a finire, perché così magari vi metto un po' di curiosità, ma vi dico che è stata una storia incredibile, veramente di ogni punto di vista. Questo è il mio ricordo di Paolo, una persona che vedo a cui io devo tutto, dal punto di vista professionale umano, e l'ultimo mio pensiero va, come ho già detto un'altra volta, si suol dire che non c'è un grande uomo se non c'è una grande donna. E io vi dico che questa sera rendo onore alla persona che sta accanto di là. Rapporti continui con il CNR per i programmi di ricerca del
Cardi, in collaborazione con il professor Franchi e il professor Parelli, direttore del CNN, con la dottoressa Anna Maria Salvati del laboratorio di patologia clinica, diretto dal professor Leonardo Dentoni dell'Istituto Superiore di Sanità. Intorno ad altri giovani medici, Antonio Camagna, Maria Togliatti, Adriano Belli, e lo scolato sempreverde Antonio Tata, oltre al sottoscritto. Per molti anni ha condotto ricerche nel campo delle anemie molibiche ereditarie, che gli hanno permesso di individuare e descrivere una rara forma di anemia che è chiamata ovalacidosi molibica ereditaria con eritropoiesi infettosa, con un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica prestigiosa, il British Journal of Hematology del 1979, articolo recensito nelle bibliografie di tanti trattati di ematologia. Nel 1972 è nominato professore di ematologia presso la nuova università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. L'ematologia romana apparteneva alla scuola del professor Bufano, mentre la clinica medica seconda del suo direttore Cassano aveva un indirizzo prettamente endocrinologico, gastroenterologico e cardiologico. Da qui nasce la decisione sofferta di lasciare Roma e di iniziare l'avventura abruzzese con la fondazione del reparto di ematologia dell'ospedale civile di Pescara. Coraggioso e giornaliero fu entusiasta di seguirlo in quella straordinaria e di ripetibile esperienza. Per gli altri, un'occasione perduta. Glauco Torrontano è stato uno dei vari fondatori dell'ematologia moderna, degno di occupare un posto di rilievo nell'Olimpo della scuola italiana di ematologia, accanto agli illustri ematologi del nostro paese. Stimato dal mondo accademico e nello stesso tempo temuto per la sua integrità morale, per la sua onestà intellettuale e per la sua intransigenza di fronte ad operazioni talvolta popolari e di dubbio valore. Allievo di clinici della medicina italiana, è stato medico internista di valore, oltre ad essere un ematologo primario. Ha sempre soltanto i suoi allievi venire prima specialisti di medicina interna e poi i ematologi, perché ripeteva sempre che il paziente ematologico spesso è anche affetto da altre patologie e quindi la conoscenza della medicina interna era un requisito essenziale nella gestione complessiva del caso clinico. Maestro di medicina ha insegnato a ognuno di noi l'etica professionale di rispetto della persona, due requisiti fondamentali, prioritari rispetto al sapere, alla conoscenza della patologia e a qualunque altro interesse personale. Il professor Torrontano ha sempre fatto scelte coraggiose. La prima della mandata in ematologia è stata di puntare su giovani collaboratori ematologi alle prime esperienze, ma animato dal forte della curiosità e della voglia di conoscenza. Ha sempre avuto grandi intuizioni, precursore di imperativo e aiuto alla gestione dei pazienti con ematologia maligna. In quel periodo, l'ematologia di Pescara nacque sviluppare le moderne del supporto per i pazienti affetti da emopatia acute, come risolvimento protettivo in emergenza alimentare d'aria affettata sterile, la profilassi antimicrobica, il trattamento tempestivo delle infezioni con ampio spettro di antibiotici, la riduzione della parenterale totale e la terapia sostitutiva con concentrati di granulociti e spire di globulosi, con risultati eccellenti che attirarono l'attenzione del mondo scientifico internazionale. La terapia di supporto, di cui il professore fu un pioniere, divenne fondamentale per l'attuazione della terapia con alte dosi di farmaci antitumorali, che per il primo trapianto di milione eseguito in Italia a Pescara l'11 dicembre del 1976. Un'altra delle sue grandi intuizioni è stata la necessità di una forte integrazione tra l'ematologia clinica e il laboratorio di medicina trasfusionale, strumenti indispensabili per una cura corretta e completa delle malattie del sangue. Ciò ha permesso di sperimentare e di attuare nuove terapie basate sulla raccolta delle cellule staminali mediante apheresi, sulla manipolazione cellulare e sulla terapia cellulare, da più
nelle varie tipologie di cambiamento politico. La gestione di una tecnologia di pescare diventa una delle parti più grandi, un'organizzazione moderna comprendente un grande reparto di emergenza convenzionale, un reparto della terapia intensiva, un day hospital, il laboratorio di ematologia, la banca del sangue e una sezione di affresti. Un modello organizzativo che ha ispirato tutte le ematologie italiane. Poi, dal 1987 al 1996, una lunga esperienza politica come senatore della Repubblica italiana in difesa dei suoi diritti di danno e poi ancora una lunga carriera politica nella sua città. Il professor Gabo Montano è stato insignito di numerose lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti per il suo lavoro. E tra questi una medaglia d'oro per la sua dedizione ai problemi di salute pubblica assegnata dal Presidente della Repubblica italiana, onorevole Alessandro Ciampi nel 2003. È stato autore di centinaia di articoli scientifici, molti dei quali pubblicati su riviste internazionali e nazionali, ed è stato anche autore di numerosi libri. Al suo ritiro avvenuto nel 1996 è stato insignito del titolo di professore emerito ed ha continuato a mantenere un ruolo attivo presso la scuola di specializzazione in cinematologia. Padre della scuola etnologica e abruzzese, ha sempre rivolto un'attenzione personale ai suoi vicinanti e a molti dei giovani medici che per effetto della sua cura e dei suoi insegnamenti sono diventati rapporti socialisti, alcuni dei quali con una brevissima carriera. Torontano è stato il fondatore professore di numerose associazioni volontariate ed ha continuato a interessarsi dei pazienti e dei donatori di sangue come anche dopo il suo pensionamento. Oggi ognuno di noi è qui a onorare la sua memoria per affetto, per stima o per amicizia. Io sono realmente presente per tutti questi sentimenti ed anche per la gratitudine verso il maestro e l'amico che ha guidato la mia vita e mi ha dato l'opportunità di crescere e di proseguire il suo disegno. Gratitudine per i consigli e le parole di incoraggiamento e di consenso di cui è stato sempre prodigo durante la mia carriera ospedaliera. Abbiamo avuto anche momenti di discussione e di dissenso. Nelle nostre riunioni il dottor Eronico mi diceva: tu sei un sabino, per sottolineare il mio carattere non proprio facile e il tono caustico pungente dei miei giudizi. Ma anche lui non aveva un carattere facile e conciliante, aspetto che qualche volta ci avvicinava. Negli ultimi anni, per prima volta, della sua maestà intellettuale, è venuto a confidarmi di essersi sbagliato nella valutazione di situazioni di persone che in passato ci avevano visto. Più volte mi è soltanto fermato per una quasi dispiaciuto per questa mancanza di confidenza dopo tanti anni di amicizia e di lavoro insieme. Non sono mai riuscito a chiamarlo d'altro. Per il sentimento di grande rispetto nei confronti di colui che considero il padre del mio sapere ed anche un secondo padre della vita. Una distanza apparente, certamente non affettiva, ed ancora oggi, come il primo giorno, Claudio da lontano, per me sarà sempre il professore. Buonasera a te. Il figlio del professor
c'era una parentela che mi ha cominciato a mandarci, appunto perché era figlio, ho cominciato, mi ricordo, a fare una serie di considerazioni e anche di ricordi che io avevo con il professore. Io non sono un suo allievo, non ho lavorato scientificamente con lui, ma mi sono moderato. Il dottor Dorotano mi ha detto se volevo anch'io essere presente a questa commemorazione, avrei voluto essere presente a Pescara, ma la situazione pandemica, gli obblighi in qualche modo così assistenziali e altro mi hanno impedito di essere presente, ma direi la tecnologia, questa pandemia, forse l'unica cosa buona che ci ha insegnato è che possiamo certe volte con la tecnologia ritagliare anche alla presenza fisica. Dicevo appunto che io non sono un umanologo, ma conosco bene la produzione del professor Tramontana, ho sentito i suoi allievi ricordare tante scoperte, tanti traguardi scientifici che ha raggiunto e non meno importanti di tanti pazienti che devono a lui la guarigione. In realtà ho detto una mezza verità, io ematologo sono dal punto di vista specialistico ed anzi mi ero trasferito da Genova all'Università Cattolica nel 1977 per frequentare la specializzazione in ematologia. Tra l'altro, se la memoria non mi inganna, il collega Ferroni era proprio uno degli altri specializzati in quel momento. Devo dire che Ferroni era molto ma molto più bravo di me e adesso capisco il perché, perché veniva da una scuola illustre e aveva un background che io certamente non avevo. Chi si occupava negli anni 70 di ematologia non poteva non conoscere la professoressa Montano, non conoscere Pescara, non conoscere quella che era l'esperienza straordinaria che si stava facendo all'ospedale di Pescara. Qui anche il collega Ferroni ci metteva, ci aggiornava a noi, i suoi colleghi specializzati che eravamo molto meno, direi, preparati di lui. E io mi ho sentito per la prima volta parlare del professor Tramontano in quell'occasione, ma non sapevo che avrei avuto modo e l'onore di conoscerlo direttamente. E il dottor Giampietro, nella sua introduzione, se ho correttamente interpretato, ha usato il termine AIDS, cioè il professor Tramontano a un certo punto della sua carriera ha, direi, si è occupato anche di malattie infettive, in particolare di AIDS. Vi porto nella memoria gli anni 90, i primi anni 90, era quel momento in cui c'era la disperazione, perché è vero, la pandemia Covid è drammatica, ma la memoria ci porta indietro anche all'AIDS. L'AIDS non era meno drammatico, colpiva i soggetti giovani, era una malattia nella stragrande maggioranza dei casi. Devo dire che nelle difficoltà della sanità italiana fu fatta allora una qualche cosa di straordinariamente rivoluzionario. Il Ministero che allora si chiamava della Sanità, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, fece il progetto AIDS. Forse qualcuno delle persone lo ricorda, il progetto AIDS veniva bandito su base annuale e con uno straordinario sforzo economico consentiva l'accesso a fondi per poter studiare questa malattia e nel contempo ha permesso a tanti giovani di affacciarsi alla scienza. Sono questi ex giovani che oggi occupano posizioni importanti in istituzioni universitarie e ospedaliere italiane e straniere. Bene, cosa c'entra la AIDS? C'entra molto, perché questo progetto di cui il professor Tramontano è stato uno dei maggiori artefici, proprio dal punto di vista scientifico, per le ragioni che dirò tra un attimo, prevedeva che ci fosse un incontro annuale di responsabili a Orbetello. Beh, io per età e per ruolo non ero certamente un responsabile, ma il mio maestro di allora,
aveva una grandissima opinione e stima del professor Tormontano, aveva delegato a me di presentare questi risultati, i nostri risultati. Devo dire che in quell'occasione a Orbetello ho avuto modo di incontrare il professor Tormontano e quelle, diciamo, il collega di Bartolomeo diceva: sono stato incontrato, l'ho incontrato nel corridoio e mi ha in qualche modo coinvolto. Bene, il professor Tormontano, cielo evidentemente di fama, così ci siamo immediatamente capiti nel comune denominatore della scienza. Devo dire, come ho detto al figlio Giuliano, una delle cose che più mi ha impressionato, ma che è emerso anche nei racconti di Fioridoni, di Bartolomeo e di altri, aveva una straordinaria umanità, la capacità di entrare subito e in contatto diretto con il suo interlocutore. E devo dire che il mondo accademico è un mondo, soprattutto allora, fatto di caste, e chiaramente c'erano i più giovani, cui io appartenevo, e le persone più senior, come il professor Tormontano. Indubbiamente un maestro di quel livello, che era certamente ignota la sua straordinaria produzione scientifica, la sua cultura nel campo medico, e si rivolgesse a me, così come fossimo colleghi, proprio molto familiarmente, mi ha veramente impressionato. Ovviamente questo non ha fatto perdere di me il dovuto rispetto e la dovuta, diciamo, stima verso una persona così straordinaria, ma mi faceva piacere ricordarlo perché un ulteriore tassello che ci dice che quando io non ero nessuno, così lui era un grande maestro e mi ha subito preso in grande simpatia. E siccome a un fratello si faceva per una settimana circa una vita comunitaria, io in questi incontri che si sono ripetuti negli anni ho avuto modo di stare con lui, di avere delle sue confidenze e di ricevere anche dei suoi impulsi. Ma veniamo un attimo a quello che era il cuore della sua attività nel campo dell'AIDS. È stato detto che il professor Tormontano era un grande esperto di trapianti, è stato un pioniere di trapianti. Bene, di fronte a una malattia così grave e mortale, lui ha trasferito la sua conoscenza sui trapianti e in determinati, ben selezionati pazienti, ha attuato un trapianto di midollo in un'ottica che concettualmente perfetta di stimolare la risposta immunitaria delle nuove cellule perché queste prendessero il sopravvento sulle cellule ammalate. Sono stati fatti dei trapianti, sono stati prodotti dei lavori scientifici a Orbetello, ho sentito dalla sua viva voce quella che era l'esperienza e i risultati certamente non sono stati, ahimè, quelli della leucemia, però hanno dato delle chance a chi chance non ne aveva. Chiaro che non è il trapianto di midollo la soluzione, come è stato per la terapia dell'AIDS, che sono la terapia associata, che poi sarà lì da venire alla metà degli anni 90. Però c'è una cosa, e l'ho pensata in questi giorni quando ho ripercorso con la memoria quei momenti, quelle discussioni. Allora non lo capivo, ma l'ho capito adesso anche alla luce della produzione scientifica e dell'esperienza successiva. Il professor Tormontano è stato un pioniere anche nel campo dell'AIDS, perché nei pochi casi che sono totalmente guariti, perché oggi noi la curiamo, ma è un po' come il diabete, viene curato, ma non si guarisce totalmente. I pochi casi sono quelli che hanno subito il trapianto. Quindi direi allora, aveva già capito quella che poteva essere una strada per raggiungere l'obiettivo finale della debellare il virus. È chiaro che tutto questo ovviamente non poteva e non può essere fatto su larga scala, però io credo che partendo da queste osservazioni, alla luce di una nuova esperienza, io credo che quella intuizione fu un'intuizione straordinaria. La cosa che poi mi ha fatto impressione e che vorrei un po' condividere con voi è che tutti noi siamo legati al nostro campo, l'infettologi, continuano l'infettologia, l'ematologi, l'ematologia e così via. Siamo poco propensi a muoverci in campi diversi, anche perché magari suscitiamo, potremmo suscitare
accettare delle gelosie. Questa mia intensa, ancorché breve, conoscenza del professor Torontano, ho conosciuto un uomo che era aperto dal punto di vista mentale a un campo diverso, perché se non era il suo campo. Mi ricordo che ne parlavamo insieme e lui aveva, e mi ha insegnato molto, e mi permetto di dire anch'io qualche cosa come medico che frequentava quotidianamente al parto, mi sono permesso di condividere con lui. Questa grandissima curiosità ovviamente è proprio del grande ricercatore. È stato anche detto il suo rapporto, la sua empatia con i pazienti. Non posso non ricordare che in quel momento così drammatico c'è stato anche da parte del professor Torontano una grande simpatia e vicinanza nei confronti dei pazienti, conscio che l'AIDS non era solo e soltanto una malattia, magari una malattia più grave delle altre, ma era anche qualcosa di più, era un fenomeno umano, sociale, psicologico, che in qualche modo toccava le nostre coscienze. Non ho poi, direi, avuto altri contatti con questi reti, ma proprio in questi giorni, ripensando a ciò che avrei detto in questa commemorazione, mi sono confrontato con un'altra persona a me molto cara, l'ex direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Parassitarie dell'Istituto Superiore di Sanità, che era presente anche lui a Pitello e che conosceva il professor Torontano. Mi riferisco alla professor Antonio Cassone, quale mi ha ricordato un altro episodio importante in cui il professor Torontano è stato protagonista insieme a lui, cioè nel 2009 il comitato tecnico scientifico istituito dall'allora ministro Fazio per fronteggiare la pandemia Covid-19, che poi non è stata così grave fortunatamente. Mi permetto di ricordare, proprio perché il professor Torontano anche in quell'occasione nel ricordo di Cassone aveva sempre un occhio particolarmente attento alla sanità pubblica. Penso che se vivesse come noi in questi giorni drammatici della pandemia sarebbe stato in prima linea come sempre. Il figlio ha ricordato una cosa di cui io sono stato testimone, e il professor Torontano era uno storico, forse il migliore di tanti altri storici, cioè aveva una passione, non è Orbetello. Orbetello, come voi ricorderete, è un po' una serie dello Stato dei Presidi, faceva parte dello Stato dei Presidi, quindi della Spagna. Ci fu probabilmente Caravaggio che morì poco istante, e da lì partirono i trasvolatori per le trasvolate atlantiche. Io ricordo che nelle passeggiate che abbiamo fatto insieme era una miniera inesauribile di citazioni sempre molto appropriate, senza mai salire in cattedra, cioè il bello era che si ascoltava con grandissimo piacere. Io sono alla fine di questa, che è un ricordo io, così, una persona che ha conosciuto il professor Dottor Lontano in un momento molto particolare della sua vita, in un momento anche molto settoriale di questi progetti ai diesti. Per me è stato veramente un incontro che, come ho cercato di significare al figlio Giuliano, sono passati tanti anni, ma io lo ricordo vivido nella mia memoria come fosse proprio avvenuto oggi, e lo ritengo un rarissimo privilegio averlo incontrato e aver discusso con lui scienza, ma non solo. Il concludo perché il professor Torontano, secondo una felice definizione di un collega che l'ha conosciuto, lo ha definito un uomo del fare a cui non piacevano affatto le spese degli altri. Grazie. Io volevo dare un messaggio per questa bella iniziativa che si tiene a Pescara.
tentava di comprendere la politica del trasporto collettivo, arrivando a proposte di trasporto di massa, ecosostenibili, innovative. Per questa ragione dobbiamo ricordare quanto merita di essere un nome della nostra città. Un genio che ha lasciato anche dei geni invisibili che facilitano al pubblico di noi le questioni importanti riguardanti la qualità dell'aria, la salute. Non dimentichiamo quanto lui ha fatto per l'ospedale Monte di Pescara. Le resistenze erano tante per non far aprire l'ospedale. Lui battagliò, si mise in prima fila, rispettando le regole, le procedure, ma imponendo la gravità di quella priorità. Quindi qual è il ricordo di Laura? Sapeva cogliere le priorità, la gravità delle priorità, la necessità di scegliere. Noi prenderemo l'iniziativa anche a livello di eletti del Parlamento per ricordare l'opera che lui anche in Senato ha testimoniato e lasciato. Grazie a chi ha preso l'iniziativa corrente e una grande stretta di mano alla famiglia, alla signora Corbontano, al suo figlio e ai suoi figli, e anche un riconoscimento agli amici che lo hanno sempre sostenuto. Vedere se sono stato per tanto tempo e insomma
troppo tranquilli, cittadini e governanti rispetto ai tempi che attraversiamo. Voi sapete che ci sono dei ragazzini che sono messi in campo in questi tempi, le Grete, con le Grete per dire le ragazze di qualità, perché noi abbiamo una situazione che è esclusiva a livello planetario. Noi abbiamo già consumato nel mese di maggio, abbiamo già consumato tutta la capacità della Terra in un anno di, diciamo, di quel che produce. Siamo al mese di ottobre, abbiamo già consumato, quindi quando la Terra mette in campo il prossimo anno, e arriveremo alla fine dell'anno che stiamo intattando le risorse della Terra del prossimo anno. Ma questo sta succedendo da parecchio e sta portando al riscaldamento climatico. Allora io immagino semplicemente la passione che avrebbe messo la volontà per questo tipo, non si sarebbe fatto passare addosso come se fossero, come se fossero temi che riguardano gli altri, ma li avrebbe assunti, come sempre ha fatto nella sua vita, come un problema generale.